Le due albissole unite in un grandissimo programma di eventi. Come mai questa iniziativa e quali saranno gli eventi più importanti che organizzate? L'iniziativa nasce da una grande sintonia di intenti e di visione del nostro territorio, della visione proprio anche del turismo e della cultura del nostro territorio. Le due albissole sono divise da un ponte, noi oggi siamo su questo ponte, simbolicamente su questo ponte, e da un S di troppo, ce n'è una di più, l'altra di meno. In realtà abbiamo più cose che ci uniscono rispetto alle cose che ci dividono e quindi abbiamo pensato, in parte per razionalizzare i costi, ma forse è l'aspetto più marginale, e in parte per condividere proprio un calendario di eventi che non avesse delle sovrapposizioni, sia di personaggi che vengono sul nostro territorio a fare delle cose, che proprio iniziative comuni. Quindi abbiamo fatto un grosso lavoro, un grosso sforzo, abbiamo chiesto anche ai nostri uffici e abbiamo messo insieme un palinsesto molto 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 ricco. Io sono personalmente molto fiera di questo, perché credo che il lavoro di squadra sia alla fine la formula vincente in un momento storico come questo, dove le province non avranno più quel ruolo apicale di coordinamento che avevano prima. Oggi i comuni devono un po' arrangiarsi e noi abbiamo pensato di arrangiarci lavorando insieme. Ecco, quindi questo è, io credo, un grande successo. Ecco, questo è il primo passo per l'unificazione anche di altri servizi tra le due albissole. Sì, ma noi condividiamo già una serie di servizi, abbiamo il segretario generale in comune, stiamo facendo tutto un lungo e tormentato ragionamento sui rifiuti, insomma sono tante le cose che possiamo fare insieme per, ecco, lì sì, razionalizzare i costi e far funzionare al meglio la macchina. Il nostro obiettivo è quello lì, al di là delle divisioni, dei campanili, della politica, tutte queste cose che in questo momento non ci interessano. Noi cerchiamo di fare il bene delle nostre città, per il meglio che possiamo fare. Quest'estate sono previste due notti bianche particolari. Sì, due notti bianche che noi chiamiamo notte bianco-blu, perché ci vogliamo distinguere, ecco, noi abbiamo questa ambizione. La notte bianco-blu è un modo per fare festa con la cultura. Il bianco-blu, insomma, è il nostro stile ceramico più conosciuto al mondo e anche più stimato al mondo. Vuole essere un modo per fare festa, divertirsi con musica, intrattenimento, spettacolo, ma anche con tante iniziative culturali che in contemporanea illumineranno la città. Quindi tantissimi eventi, tutte le gallerie, i circoli saranno aperti, ci saranno eventi, letture, performance e musica. Due saranno le serate, una è quella del 17 di luglio, venerdì 17 perché noi non ce ne facciamo niente delle superstizioni, e sarà quella che condivideremo con Albissola Superiore, dove sul palco della Flacca si alterneranno i ceramisti sfidandosi a colpi di tornio fra le due albissole, faranno vedere che cosa sanno fare, ma ci sarà anche il raku sulla spiaggia e tante cose per i turisti. E poi invece solo ad Albissola Marina il 7 di agosto, la notte bianca e blu con la stessa formula dell'anno scorso, quindi musica, festa in paese e iniziative culturali, quest'anno dedicata a Beppi Mazzotti che nella notte l'anno scorso ci ha lasciato. E quindi abbiamo fatto questa promessa alla famiglia che ha accolto di dedicare semplicemente la notte bianco-blu dell'anno successivo a lui, perché ci è stato detto a lui sarebbe piaciuto. E quindi così noi cerchiamo di portare avanti il nome di Albissola e ricordare sempre chi ha portato Albissola a questi livelli.